Andiamo adesso alla scrittura. Questa sera ho un termine sul quale condividere la nostra riflessione. Può essere sia un sostantivo, sia anche un aggettivo, ma è anche il participio di un verbo. Quindi il titolo, il tema, l'oggetto, il soggetto di questa nostra riflessione è nascosti. Nascosti. O se preferite al singolare, nascosto. Ma non so chi di voi sta pensando a qualcosa che tiene ben nascosto a casa, se lo ha ben nascosto, ma non voglio parlarvi di un tesoro nascosto. Voglio parlarvi della nostra vita, che può essere nascosta, o che altre volte noi stessi proviamo a nascondere. Cercheremo di capire il perché leggendo alcuni versi dal libro di Genesi, capitolo 3, dal verso 8. Genesi 3, 8. Dice chi di voi sta sfogliando la Bibbia, non dovrebbe essere molto difficile trovarlo, è il primo libro della Bibbia, quindi appena aprite c'è Genesi, capitolo 3, verso 8, a Dio sia la gloria. Poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: "Dove sei?" Egli rispose: "Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto." Andiamo a leggere un altro verso che è nel libro del profeta Geremia, ed è un inciso che si trova nella storia appunto del capitolo 36, dove Geremia e Baruch sono minacciati dal re Jehoiachim per aver messo per iscritto delle parole contrarie alla condotta del re, delle parole di giudizio nei confronti del popolo, e il re, dopo aver bruciato il rotolo scritto da Baruch sotto alla dettatura di Geremia, verso 26, capitolo 36, profeta Geremia, il re ordinò a Jeramel, figlio del re, a Seraia, figlio di Asriel, e a Scelemia, figlio di Abdel, quindi a tre persone, dall'ordine di prendere Baruch lo scriba e il profeta Geremia. Perché li vuole prendere? Per ucciderli. Il verso 26 dice: "Ma l'Eterno li nascose." Allora, la mia breve riflessione con voi questa sera sulla parola nascosto o nascosti ha due facce, come una qualsiasi monetina. Questa sera parliamo della moneta nascosta, con due nascondimenti diversi. C'è chi si nasconde perché scappa da Dio e c'è chi è nascosto per essere protetto da Dio. È la stessa moneta. Non cominciate subito a pensare: "No, io non sono chi scappa da Dio, io sono quello che è nascosto da Dio." No, se cominciamo a fare questi pensieri, vi monto di fronte uno specchio e vi invito a guardarvi e a essere onesti. Perché
Perché tutti quanti noi abbiamo nelle nostre giornate momenti in cui facciamo cose che non dovremmo fare. Abbiamo tutti momenti in cui pensiamo cose che non dovremmo pensare. E quando in quei momenti ci ricordiamo che Dio ci viene a cercare, così come accadde per Adamo ed Eva, al termine della giornata racconta lo scrittore di Genesi che Dio scende nel giardino dell'Eden e viene a trovarci. Noi siamo continuamente alla ricerca di Dio e quando viene il giorno che il Signore viene a casa nostra, viene sul nostro lavoro, viene nella nostra cameretta e ci viene a trovare, anziché aprirgli le braccia e andargli incontro, capita che se la moneta è sul lato della croce, ho scelto per scegliere, non tutte le monete hanno le croci. Una volta si fa testo croce perché c'era una volta una moneta che da una parte teneva la testa, la croce. Adesso le croci sono sparite pure dalle monete. Solitamente c'è una testa, dall'altra c'è un numero. Quando il Signore viene a cercarci, il più delle volte facciamo come Adamo ed Eva. Scappiamo. E quando scappiamo è perché abbiamo qualcosa da nascondere. Però ci illudiamo. Ci ricordiamo di questa storia dove leggiamo che Dio scende nel giardino, passeggia come un vecchietto canuto, appoggiandosi ad un bastone, quasi mezzo zoppicante, che non ce la fa a camminare. Forse la fantasia questo ci mette davanti agli occhi. E leggiamo che questo vecchietto incapace cerca la sua creatura e grida: dove sei? Ma secondo voi Dio non sapeva dove stava Adamo? Dio non lo sa dove stiamo quando viene a cercarci. Dio non sa quello che combiniamo. E perché viene così in punta di piedi, come un vecchietto appoggiandosi ad un bastone? Sembra quasi che non voglia darci fastidio. E viene a chiamarci per nome. Adamo, uomo, umanità, dove sei? Dove stai andando? Cosa hai fatto? Perché nonostante Adamo si fosse nascosto, noi abbiamo letto che Adamo non rimane nascosto. Perché quando Dio pronuncia la sua parola, quando Dio ti chiama per nome, anche se non esci fuori, Signore, ho udito la tua voce ed ho avuto paura perché ero nudo. C'era un motivo. Quando noi scappiamo, quando noi ci nascondiamo da Dio è perché sappiamo di essere nudi. Essere nudi cosa vuol dire? Cosa provoca di solito quando uno viene visto nudo da un altro? Almeno una volta così era. C'era la vergogna. Ed è per questo che le nudità si chiamano anche vergogna. Perché sono quelle parti del corpo da tenere sempre nascoste, coperte. E Adamo è nudo e dice: ho paura. Perché la nudità di Adamo era conseguenza di una disobbedienza. Ma io qui stasera non sono a parlarvi di condanno, di giudizio, ma del fatto che nonostante in alcuni momenti della nostra vita siamo nudi, ossia abbiamo qualcosa di cui vergognarci, udite, udite, Dio non si vergogna di noi. Dio non si vergogna di me.
così come ogni genitore non si vergogna dei suoi figli, siano brutti, abbiano anche delle malformazioni, perché per dirlo poi con un proverbio napoletano, ogni... conoscete il proverbio, vi sentite scarafaggi? Vabbè, diciamolo all'inglese, Beatles. Se vi dico siete dei Beatles, mica vi offendete, anzi lo prendete come un complimento. Dio non si vergogna di noi. Però se noi scappiamo continuamente, siamo come quel bambino, quel figlio che continua a fare marachelle, quindi a indispettire i genitori, vuol dire che non cresciamo mai. Tutti abbiamo le nostre debolezze, ma sulle nostre debolezze è arrivato il momento di costruire la nostra forza, perché poi le nostre debolezze servono anche a ricordarci che da soli non possiamo fare molto, ed è per questo, così come Paolo scriverà nell'epistola ai Colossesi, la nostra vita è nascosta in Cristo, in Dio. Il Signore Gesù, per la sua grazia, per il suo sacrificio, è diventato le foglie di fico che coprirono Adamo. Gesù ha dato la sua vita per coprire la nostra vergogna, per coprire la nostra nudità, perché come esseri umani il più forte, il più bravo di noi sarà in difficoltà dal presentarsi al cospetto di Dio, perché davanti alla sua santità saremmo sempre indegni, mancanti, nudi, miserabili. Però Gesù è morto per noi, ci ha coperto, è diventato il nostro abito. Questo vuol dire, quando Paolo dice ai Colossesi, la nostra vita è nascosta in Cristo e poi in Dio. Dio ci guarda e vede su di noi quello che ha fatto Gesù. Nel racconto del Genesi è scritto che Dio vestirà dopo Adamo ed Eva di pelli, a richiamare un sacrificio. Un animale è stato ucciso, è stato scuoiato e la sua pelle ha vestito l'uomo e la donna. Per noi l'agnello di Dio è morto alla croce. Ma andiamo a Geremia. Geremia e Baruch non sono Adamo ed Eva. Geremia e Baruch sono due che stanno diffondendo la parola di Dio. Geremia e Baruch sono due che hanno messo la propria vita a repentaglio. Geremia e Baruch possono rappresentare quei credenti che non hanno più nulla da vergognarsi, ma che hanno fatto della propria vita l'Evangelo. E quindi possono dire: io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Sì, siamo arrivati a Dio nudi, spogliati, ma la sua grazia ci ha rivestiti e lo continua a fare ogni giorno. Ma una volta che la grazia di Dio ci ha ricoperti, noi non dovremmo più nasconderci da Dio, anzi dovremmo andare per il mondo e mostrare Dio. Andate, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Voi direte: ma se sono nudo come faccio ad andare in giro? Vi voglio incoraggiare. C'è un profeta della Bibbia a cui Dio comandò di spogliarsi e di andare a predicare nudo. Non l'avete mai letta questa storia? No. Ai ai ai. Ai ai ai. Il profeta Isaia. Dio lo mandò per le strade della città a predicare nudo.
Se vai in giro con un vestito che non è il tuo, se vuoi fare il profeta, il predicatore, il cristiano, quando stai in mezzo alla gente, ma poi a casa tua ti comporti da delinquente, sei violento, sei disonesto, abusi dei figli, Dio vede ogni cosa e ti spoglia, ti fa fare le brutte figure quando meno te lo aspetti. Se vuoi servire Dio, sii coerente. Sii coerente in casa e fuori casa. Perché o si è cristiano 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, per noi non si può essere cristiani a Pasqua e Natale. No. Chi ha scelto di seguire Cristo lo segue ogni giorno. E Geremia e Baruch hanno abbracciato la vocazione di Dio. Hanno i loro momenti di difficoltà. Ultimamente vi ho spesso parlato di Geremia, che è stato tentato dal rinunciare, ma quando stava per gettare la spugna, quello che era dentro di lui era più forte. E lui dice: non ho potuto trattenere il fuoco. Volevo rimanere in silenzio, ma la mia bocca necessitava di parlare, di predicare, di dire la parola di Dio. E nella storia del capitolo 36 Dio comanda a Geremia di scriverla, di metterla per iscritto, di trasferirla. Questa sera abbiamo visto qui quattro generazioni. Paolo dirà a Timoteo: scegli uomini fedeli che a loro volta scelgano altri uomini fedeli, capaci di trasferire alla generazione successiva. La fede non è qualcosa che riguarda solo noi. Non c'è nulla di più prezioso della fede in un contesto familiare. Molti si preoccupano di lasciare un conto in banca, di mettere su quattro pietre per lasciare una casa ai figli. Ma la cosa più preziosa, secondo l'insegnamento della Bibbia, che si può dare in eredità, è la fede nell'Eterno. Il bene più prezioso. Perché tutti i beni materiali rimarranno qua giù, ma la fede in Cristo ti porterà nell'eternità. Ed è per questo che a me non interessa che i miei figli abbiano molto da spendere qua giù, perché qui il domani non ci appartiene, i nostri giorni possono svanire da un momento all'altro, ma se abbiamo abbracciato la croce di Cristo, cari nella grazia, passeremo dalla morte alla vita eterna. E la fede è eternità, la fede ci aiuta ad avere uno sguardo sull'aldilà. E chi ha scelto Cristo è pronto a morire, come Geremia, come Baruch, perché poi parlare nel nome di Dio è da andare contro i governi. Provate in un governo come è la Russia dei nostri giorni a parlare contro chi è al comando di quello Stato. Noi stiamo contando i morti ucraini, ma la gente che è sparita in Russia non la conta ancora nessuno. Tutti i dissidenti, quelli non saranno più raccolti da nessuna parte. E questo era anche ai tempi di Geremia: parlare contro il re, mettersi contro, voleva dire correre il rischio. Ma questa parola è bellissima: ma l'Eterno li nascose. Quanti di voi, almeno parlo a quelli della mia età, più o meno della mia età, avevate nella vostra infanzia i fumetti, i supereroi? Chi è che è figlio dei supereroi? C'è qualcuno? Sono io, Paolo, qualcuno? E quando leggevamo i fumetti dei supereroi, l'Uomo Roccia, ce ne stanno parecchi. Non so voi,
ma c'era un superpotere più di tutti. Ma io penso che è il superpotere che piace a tutti quanti. Quello di diventare invisibile. Quello di sparire agli occhi degli altri quando era il momento di sparire, come si suol dire, in un batter d'occhio. E quando io leggo questo testo di Geremia ho immaginato questo, che quando i tre mandati dal re a cercare Geremia e Baruch, a girare tutti gli anfratti, i sottoscala di Gerusalemme, quando sono anche arrivati lì vicino a loro, lo scrittore che poi ha raccolto la storia e ce l'ha lasciata, ha messo questo inciso: l'Eterno li nascose. Io ho immaginato che quelli sono arrivati anche lì davanti a loro, in quel momento la mano di Dio li ha resi invisibili, li ha nascosti. Questa può essere un'interpretazione, ma un'altra, che forse è più bella, quella di diventare invisibili. Di invisibilità a volte sono molto esperti la serie con Tom e Jerry, no? Questi cartoni un po'. Ho già provato tante volte Willy il coyote, poverino. È l'immagine del credente Willy il coyote che le prova di tutti i tipi, di tutti i colori, ma non gliene va una giusta. Quanto a volte c'è con noi pastori, c'è sempre qualche credente che viene e ti racconta sempre cose che gli vanno storte, no? Spiritualmente viene identificato come un Willy il coyote, che ci mette tutta la buona volontà, ma non ha ancora capito che con la propria buona volontà non si va da nessuna parte. Però vi volevo dare quest'altra interpretazione di nascondere. Dove sono le mani di Dio che oscurano Geremia e Baruch? E vorrei che tu conservassi nel tuo cuore questa immagine, che quando forse anche le difficoltà supereranno le tue forze, quando il momento che stai attraversando sembra interminabile, quando stai lì per dire basta, non ce la faccio più, quando saresti pronto ad andare incontro al nemico col petto fuori e dirgli sparami, così la facciamo finita per sempre. Ci sono invece due mani che tu non le vedi, ma sono proprio attorno a te, che ti stanno nascondendo, che ti stanno proteggendo. Anzi, mi permetto di dirti di più: se questa sera tu sei qui, è perché fino ad oggi Dio ti ha nascosto, ti ha protetto, ha tenuto lontano da te gli occhi malvagi, ha tenuto lontano da te le compagnie pericolose. Quanti guai il Signore ci ha scansato e noi neanche ce ne siamo accorti, perché ci ha nascosti. A quelli invece che stanno godendo un momento di successo, di gloria, di fama, a quelli che state attraversando un periodo felice, non rallegratevi. Non spassatevela troppo, perché dopo ogni salita, dopo ogni punto alto, si può soltanto scendere. Arrivato a un certo punto non si va più su. Non ti basterà cantare con Renato Zero più su, perché dopo più su viene più giù. Ma se stiamo in un momento di altezza, fa questa preghiera: Signore, nascondimi.
nascondimi, proteggimi. E se leggete i salmi c'è una preghiera che ricorre spesso. Nascondimi all'ombra delle ali tue. Nascondiamoci alla presenza del Signore.